Allora, siamo arrivati quasi a 50 episodi sul Photoplay. Abbiamo iniziato nel lontano 2011 a parlare di Photoplay ed oggi siamo qui ancora a parlarne. La tecnologia è cambiata, abbiamo pa passato con telecamere più in alta definizione, insomma, è successo veramente di tutto e di più. E oggi andremo a parlare di un altro argomento molto specifico, ma molto importante, che non è da prendere sotto gamba, che è quello delle porte LPT port riguardante i computer con Windows. Quindi stiamo parlando dei computer Photoplay Windows, non PTS-DOS. Infatti quelle porte sono molto pericolose. E perché? Perché le porte LPT dei Photoplay, soprattutto quelle denominate FanWord 1.0 o IO, sono porte in verità modificate per funzionare in un determinato modo. E non è una classica LPT porta, perché su quella porta addirittura potrebbe arrivare i 12 volt. Quindi capite già come sarà composta la puntata? Oggi andremo a mappare la nostra porta LPT per capire al meglio su come funziona ogni singolo ingresso e uscita. Tutto questo su Computer Museo e subito dopo la sigla. Quindi ci siamo anche in questa puntata. In questa puntata andremo a mappare i tasti, o meglio, non tanto i tasti, ma andremo a capire insieme a voi il funzionamento di questa famosissima porta FanWord 1.0 che non si capisce esattamente se è una porta classica LPT oppure no. In verità questo ho già una risposta, ho già una soluzione. In verità vi posso già affermare che questa non è una classica LPT port. Questa è una porta vera e propria di funzioni logiche. Logiche digitali, logiche di alimentazione. Quindi abbiamo veramente un mondo da aprire insieme a voi. E prima di iniziare con questo episodio devo ringraziare Davide di Survival Hacking che ci ha dato l'ispirazione, il miracolo divino che ci ha permesso anche di concludere la serie riguardante questo Power Cube Pro. Infatti stiamo girando in questo momento tutti gli episodi, ma abbiamo, diciamo, una scaletta precisa degli episodi da girare, perché grazie a lui siamo riusciti ad avere accesso all'admin mode, cosa che invece io ancora adesso sarei qua a cercare qual è l'ingresso corretto. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande, in questo momento, in questo episodio, dobbiamo andare a parlare un secondo intanto dell'occorrente. Occorrente di questa puntata è ovviamente, in questo caso, io per adattarmi a fare le cose con più facilità, di aver comprato questo adattatore LPT port a porte DIN, così almeno possiamo appoggiarci con i morsetti senza il rischio di mandare in corto qualcosa, soprattutto col genere di macchina. E questo praticamente convertitore logico si aggancia praticamente alla porta LPT in questo modo. È molto semplice l'utilizzo ed è molto anche semplice la mappatura che si potrebbe creare, perché si parte dall'1 e si va oltre. Oltre a questo, la seconda cosa da fare è avere con noi un oscilloscopio. Io in questo caso ho questo bellissimo oscilloscopio della FNIRSI, il modello è il TSO, DSO, scusate, no, il TSO è un'altra cosa, TC2, che è un oscilloscopio mediocre, è costato circa 90 euro e per quello che deve fare va più che bene, per la ricerca dei segnali. E per ultimo, ma non meno importante, il tester. Il tester in questo caso è la grazia divina. E adesso vi spiegherò come fare tutto. Innanzitutto colleghiamo la macchina all'alimentazione e accendiamola. Non serve per forza averla collegata a una VGA, quindi su quello state tranquilli. Intanto potete sentire che non fa più i rumori dell'altra volta. Infatti l'alimentatore è molto più pulito e molto più silenzioso. E ora, una volta fatto tutto ciò, siamo pronti per andare un secondo, visto che la macchina adesso si sta avviando, ma comunque noi abbiamo già qua tutta la mappatura e tutto già attivo. Innanzitutto armiamoci di morsetti a coccodrillo che sono veramente molto utili, e per andare a prendere la massa, o meglio il meno, il GND in un qualsiasi arcade o altro, basterà attaccarsi alla carcassa del nostro arcade. Così in automatico avremo il meno. Il meno poi dovrà essere attaccato, in questo caso io lo attacco a due misuratori diversi. Il primo
è il tester per le alimentazioni. Il secondo è invece il connettore dell'oscilloscopio. E attraverso un altro morsetto andremo a vedere di ogni singola uscita cosa c'è all'interno. Accendiamo quindi in corrente continua il nostro oscilloscopio in modalità appunto oscilloscopio e siamo pronti per andare a provare il tutto. Come vedete, l'oscilloscopio in questo momento sta avendo problemi di stabilità, anche perché viene creata comunemente da appunto l'uscita che in questo momento non è collegata sul più, ma è solo collegata in GND. Inoltre, parliamoci chiaro, sono morsetti da poco costo, quindi i disturbi sono all'ordine del giorno. Come vedete, anche il viewmeter ci mostra già qualcosa. Iniziamo dal primo. Io vi consiglio di andare a prepararvi un blocchetto dove segnarvi tutte le alimentazioni. Quindi iniziamo dalla numero 1. Numero 1 abbiamo 5 volt, quindi questa abbiamo già la prima uscita 5 volt, ma anche qui mi stava dicendo Davide che potrebbero essere dei pull up. Praticamente sono delle sorte di appunto alimentazioni che servono appunto per agire su determinati contatti. Quindi non è da escludere che questa non sia un'alimentazione vera e propria, ma un pull up. Dipende molto dalla corrente che viene rilevata. Poi secondo 5 volt, terzo 5 volt, quarto, qua abbiamo 800, 900, 1 volt, 800. Sembrerebbe un'uscita audio perché da come si muove in questo caso vedete che l'alimentazione, il voltaggio dell'alimentazione risulta tutto così, guardate. Infatti è apparso anche un segnale, quindi potrebbe essere questa un'uscita audio, molto probabilmente. Infatti l'alimentazione cambia, però vabbè. Proseguiamo, andiamo al prossimo. Anche questo ha 200, 300, 312, 313, 315, ma io non vorrei che sia l'oscilloscopio che ci toglie alimentazione. Mi sta dando un po' quell'idea. No, invece no, è proprio così. Questa è data 8, questa è andata. Va bene, queste potrebbero essere appunto la 4 e la 5 uscite audio. Possono essere benissimo, nessuno le esclude. Poi andiamo alla numero 6. 6 potrebbe essere anche qui un'uscita perché vedo che è a 30 volt, cioè 0,030 volt. Andiamo a un'altra, questa addirittura è a 0. Qua addirittura la numero 7 è a 0. La 8 è a 0, la 9 invece è a 5 volt, perfetto. Questa è a 0 volt, questa è a 5 volt, la numero 12 è a 5 volt, la numero 13 è a 0 volt. Adesso bisogna capire se questi GND a 0 volt sono effettivamente delle cose a massa oppure sono dei veri e propri pulsanti. Numero 14 è un 0 volt, numero 15 è un 0 volt, quindi quelli potrebbero essere tutti GND. Poi abbiamo il 16 5 volt, il numero 17 12 volt, attenzione, qua abbiamo un 12 volt, un 18 con un 12 volt, il numero 19 12 volt, numero 20 5 volt, numero 21 0 volt, numero 22 5 volt, numero 23 12 volt, numero 24 12 volt, numero 25 5 volt. Quindi adesso sappiamo esattamente che qui su queste barre passa anche la 12 volt, quindi probabilmente sarà ATX diretto, cioè proprio come entra esce su questa porta. Adesso, seconda procedura da fare invece è staccare l'alimentazione per andare a vedere se effettivamente sono dei pulsanti oppure è la massa in comune. Andiamo a scoprirla. L'oscilloscopio adesso non ci serve più. Adesso ci serve solo e solamente, anche perché l'oscilloscopio è un'effettiva anche lui resistenza, quindi ci potrebbe dare dei dati sfalsati. Dobbiamo adesso, in questo momento, utilizzare solo il tester e andiamo a scoprire tutti i GND, quindi capiremo effettivamente da qui se è un GND in comune o appunto, come dicevo prima, c'è una resistenza, insomma, un valore resistivo che fa capire che in verità passa
passa all'interno di un qualcosa e molte delle volte è appunto pulsanti. Pulsanti, o meglio, è il contatto del pulsante. Iniziamo dal numero 1. Numero 1 abbiamo, ok, non è lei. 2, non è lei. 3, non è lei. Qua, tra l'altro, il primo era un punto di domanda, infatti qua abbiamo un 8 mega ohm, quindi no. Questa addirittura abbiamo un K mega ohm. Qui abbiamo... Non riesce a calcolarlo. Questo è strano, non riesce a calcolarlo a momenti. 8, 9. Qui abbiamo un 8, 8. No, 9, scusate, avevo saltato di 1. Ok, qui abbiamo, ecco, 0,05. Questo potrebbe essere un contatto a massa, come potete notare. Poi abbiamo l'11. Ok, no, ohm, 0,4. Ok, però è un strano come valore. Perché 004, dovrebbe essere 000, però vabbè, potrebbe essere il cavo. Poi 14. Ok. Quindici, ok. 16. Ok. Poi era il 21, quello che ci dava il GND, 0,06, infatti. Ok, è molto strana come cosa. È molto molto strana. Ok, quindi potrebbero essere veramente dei pull up questi GND, cioè nel senso, o meglio, 5 volte potrebbero essere i pull up, i GND invece è il comune classico. Quindi potrebbe funzionare in questo modo. Allora, una volta mappato e sapendo adesso, segnandoci tutto, e vedete, sono come Art Attack, mi ero già segnato i valori, ora che abbiamo tutta la lista dei valori, bisogna andare a fare dei test specifici per vedere cosa succede. Allora, vediamo un secondo. Adesso il nostro software si sta avviando. Io vi lascio l'inquadratura sul nostro schermo e sul nostro arcade perché adesso faremo appunto quei famosi test. Quindi ci armiamo sempre di un morsetto a coccodrillo e vediamo cosa combina. Allora, io vorrei provare due cose. Il primo è, utilizzando la massa, vedere se combina qualcosa a livello di procedure o cose strane. Quindi capire se questi 5 volt sono effettivamente i tasti. Cioè capire se questi sono dei pull up oppure sono semplici 5 volt. In teoria non andiamo a danneggiare nulla perché stiamo parlando di bassa corrente. Ok, ha caricato. Adesso, ripeto, mettendo a massa il nostro meno, vediamo mettendo il 5 volt cosa succede. Si è attivato. Closing, non so cosa sta facendo. Quindi Davide ha ragione. Si è messo a massa, quindi questi sono i comuni. Mettendo a massa questo 5 volt, in verità non è un'alimentazione, ma sono dei tasti. Quindi, eh sì, guardate, questo è il menu. Quindi funziona correttamente e perfettamente tutto. Ok, no, il rotaccio si è arrabbiato. Perfetto. Allora abbiamo capito che questo sono i pull up. Sono ufficialmente i pull up. Adesso, tra parentesi, ho notato che mi è apparso anche il mouse, cosa veramente insolita. Quindi io adesso recupero un mouse proprio improvvisamente perché non mi aspettavo che mi desse, diciamo, l'autorizzazione di utilizzare un mouse e funziona. Vediamo se carica. Quindi l'uno, adesso mappiamo che l'uno è in verità quello per il setup, quindi il tasto di amministrazione. Non mi sta ripartendo però. Io però ti ho dato l'ok, vorrei dire. Ok, quindi l'uno è il tasto di amministrazione. Perfetto. Che beh, raga, è sparito il mouse, ma funziona? Cioè, nel senso, si vede in background, vedete che si muovono i tasti? Perché probabilmente c'è il mouse, non è visibile, ma esiste, quindi
Dovremmo farci anche un video su questo menu per capire al meglio. Adesso tentiamo di uscire, sperando che non devo riavviare l'intero sistema. Vediamo se carica. Quindi, allora, sappiamo adesso che l'1 è il tasto admin, quindi non ci interessa più. Poi, a questo punto andiamo a vedere gli altri. Scopriamo gli altri cosa combinano. Ok, ha caricato. Proviamo il 2. Il 2 non fa nulla. Per continuare a cambiare posizione del monitor occorre inserire un credito. Ok, questa informazione di Joy. No, non so cos'è, però il numero 3 dà a quanto pare delle informazioni. Info, chiamiamole. Perfetto. Quindi il 2 non fa niente. Poi abbiamo l'11 e il 12. 11 non fa niente, il 12 non fa niente. Ok, quindi questo comunque fa. Ok, questo è proprio un tasto info, chiamiamolo. Si vede che è un tasto evidentemente fisico. Adesso io ho paura però a fare gli altri, quello tipo il numero 16. Diamo delle piccole scossettine. Adesso aspettiamo che magari sparisca il tasto ok. Ok, questo non fa nulla, ma sento anche degli schioppettini, quindi potrebbe essere l'alimentazione diretta. Il numero 20. Ok, non fa nulla. Il numero 22. Non fa nulla. E il numero 25. Ok, non fa nulla. Però abbiamo capito effettivamente che il tasto 1 e il tasto numero 3, cioè il connettore 1 e 3, attivano due funzioni. Quindi, adesso per ora è tutto, anche perché altro non c'è per ora, quindi dobbiamo capire cosa vuol dire allora 4, 5, 6, 7, 8, cosa sono quegli ingressi o uscite. Però per il resto, per ora abbiamo capito come abbiamo mappato. Adesso abbiamo un'idea più specifica, le abbiamo segnate tutte sul nostro blocchettino, quindi boh, si vedrà nei prossimi episodi. Quindi ci vediamo invece noi a un prossimo episodio dove invece andremo a vedere altre cose interessanti sempre qui dalla Computer Museo e probabilmente sarà sull'SSD perché metteremo all'interno l'SSD. Ma per il resto la Computer Museo è tutto, grazie ancora, al prossimo episodio. Ciao!